Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, in ple superna. Grazie Don Repice, e appunto perché la scienza si è misurata per lungo tempo negli studi sulla sindone, anche rappresentata talvolta da sedicenti scienziati che hanno detto le cose più assurde su di essa, invece ascoltare il professor Paolo Di Lazzaro, che è un direttore di ricerca dell'Enea e quindi è in grado di raccontarci come la scienza con la S maiuscola si può rapportare alla sindone, credo che sia fondamentale da questo punto di vista. Tenete conto che poi, come dicevo prima, in realtà tutto può essere spiegato della sindone, ma c'è un mistero che resta inevaso: come si è formata l'immagine. E professor Di Lazzaro qualcosa a questo riguardo ha provato a dirlo, perlomeno ha buttato là un sasso nello stagno che ha fatto molte, molte onde. Grazie. Buongiorno a tutti. Io in realtà parlerò di qualcosa di più generale, così mi è stato chiesto, e cioè del rapporto fra la fisica e la sindone. Quindi non parlerò solo di immagine, parlerò anche della radiodatazione del carbonio 14. E infine mi permette addirittura il lusso, nella parte finale, di uscire addirittura un attimo dalla fisica per parlare invece del messaggio che è portato e che rappresenta la sindone. Innanzitutto, che cos'è la sindone? Beh, la vedete qua sotto. Questa è un telo, si tratta di un telo lungo 4 metri e 40 centimetri, alto poco più di un metro, dove è riportata l'immagine frontale e dorsale, questa è l'immagine frontale e l'immagine dorsale di un uomo nudo, evidentemente flagellato, che presenta macchie di sangue al costato, macchie di sangue sui piedi, macchie di sangue sul polso, e che sostanzialmente riproduce quello che i Vangeli raccontano sulla passione del Gesù Nazareno. Ci sono anche diversi buchi che sono dovuti a dei fori causati da un incendio intorno al 1500, e la cosa più interessante ovviamente è l'immagine in sé, ma devo darvi un primo warning, un primo segnale di attenzione. L'immagine che vedete in tutte le fotografie che sono su internet, in tutti i libri, senza eccezione alcuna, e in tutte le riproduzioni come queste, non è la vera immagine, cioè non è l'immagine che si vede a occhio nudo. L'immagine che si vede a occhio nudo è una cosa estremamente flebile, è un'immagine giallognola, scura, che si insiste su un telo che già di suo è giallo scuro a causa dell'ossidazione, perché si tratta di un telo di lino molto antico. Come tutti i tessuti di origine vegetale, quando sono a contatto per secoli con la luce, con l'ossigeno, con l'aria, tendono a ingiallire, cioè tendono a formarsi quelle che gli scienziati chiamano le cromofore, cioè il colore di un telo. Sostanzialmente il lino è fatto di cellulosa, cioè è fatto della stessa materia dei libri, e anche i libri antichi, voi sapete per esperienza più o meno diretta, che se prendete un libro antico lo trovate ingiallito, le pagine sono ingiallite, esattamente per lo stesso fenomeno che ha ingiallito la sindone di Torino intesa come telo. Ebbene, la cosa più straordinaria, una delle cose più straordinarie, è che l'immagine stessa non è altro che un invecchiamento accelerato, cioè è come se nelle zone in cui io riesco a malapena, con molta più difficoltà di quello che vedo qua, a malapena riesco a vedere, è una specie di invecchiamento accelerato del lino. Ora, perché dicevo prima che tutte le immagini che trovate su internet o sui libri non corrispondono all'immagine vera, nel senso che è molto più contrastata? Perché? Beh, il motivo è ovvio, proprio per permettere di vedere l'immagine, che altrimenti non si vede o si vede pochissimo. Ci vuole un occhio molto esercitato per riconoscere dove sono le gambe, dove sono le mani. La schiena è un po' più semplice, ma non perché si veda meglio, ma perché ci sono
più di 100 macchie di flagello, che sono molto più contrastate rispetto all'immagine vera, e il mio cervello, quando guarda tutte quelle macchie, ricostruisce l'estensione della schiena o delle gambe. Ma senza l'aiuto dei segni di flagello avrei molta difficoltà a riconoscere dove sta l'immagine dorsale dell'uomo della simbole. Tutto questo è una premessa, poi che ci vorrebbe in realtà un'ora a parte solo per spiegare l'immagine in quanto tale e anche tutti i problemi che vengono generati quando uno aumenta il contrasto dell'immagine, inclusa la lettura di lettere, monete, fiori che in realtà non esistono sulla sintone, ma questo, ripeto, è un argomento che non ho ovviamente tempo di affrontare. Quello che di cui voglio parlarvi si articola in quattro punti: l'immagine corporea, le ipotesi scientifiche sulla formazione, i tentativi di riproduzione, la datazione del 1988 e le conclusioni. Ora, è già stato accennato che la ricerca scientifica, l'interesse scientifico più che altro sulla sindone, incomincia nel 1898 con le fotografie di Secondo Pia, ma poi io cercherò anche di togliere un'altra leggenda metropolitana, cioè il fatto che questa immagine è negativa, quindi di conseguenza è misteriosa. Non è assolutamente vero. La negatività dell'immagine non è un fatto misterioso e può essere, come farò vedere tra poco, ottenuta abbastanza facilmente. Le misure però moderne, quelle con strumentazione veramente moderna, sono state fatte per la prima volta nel 1978, ma tutto quanto nasce due anni prima, nel 1976, quando due ufficiali dell'aeronautica americana, John Jackson e Rick Jumper, due fisici, trovano una cosa veramente sensazionale, cioè il fatto che quando io vado a riprodurre, prendo una fotografia della sindone e gli applico un software, una macchina che applica un software il quale associa un'altezza alla, chiamiamola così, perdonatemi il termine brutto, alla scurezza dell'immagine, cioè quanto più un'immagine è scura, quanto più alto sarà il rilievo associato a quel punto di quel colore dell'immagine. E loro ottengono un risultato straordinario, cioè ottengono il fatto che, lo vedete qui, l'immagine del volto e l'immagine di tutto il corpo è tridimensionale, cioè laddove l'immagine è più scura gli associo un'altezza rispetto al foglio, rispetto alla foto, e ottengo un'immagine coerente dal punto di vista tridimensionale. Questo non è una cosa normale, cioè se io provo a fare la stessa azione con la stessa macchina a una mia fotografia, a una vostra fotografia o alla fotografia di una statua, qualunque cosa voi vogliate fare, non ottengo una tridimensionalità, ottengo un'immagine ovviamente tridimensionale ma completamente distorta. Invece nel caso della sindone si ottiene un'immagine tridimensionale perfettamente coerente con quello che è la nostra esperienza della tridimensionalità di un corpo umano. Questa scoperta fece scalpore e convinse, sì, da una parte il proprietario dell'epoca della sindone, che era il re in esilio, Umberto II, e contemporaneamente la Chiesa. La convinse ad accettare di far mettere mano a una trentina di scienziati, per lo più statunitensi, sulla sindone, per fare delle immagini in situ, per fare delle misure in situ a largo spettro. E quindi la cosa si organizza e dall'8 al 14 ottobre 1978 viene data questa breve finestra temporale al termine dell'ostensione dello stesso anno, in cui ci sono questi scienziati che giorno e notte, facendo i turni, sostanzialmente si impegnano per effettuare una serie di misure che sono a tutt'oggi alla base della nostra conoscenza scientifica sulla sindone, in senso lato, non in senso solo dell'immagine. Allora, che cosa esce fuori da questa analisi? Spettroscopia infrarossa, spettroscopia visibile, spettroscopia ultravioletta, fluorescenza raggi X, termografia, pirolisi, spettrometria di massa, analisi Raman, test microchimici su vari fili prelevati, inclusi quelli dove è riportato il sangue. Il primo punto è che l'immagine non è un dipinto, non è una stampa, non è possibile ottenerla tramite contatto con un bassorilievo riscaldato e nemmeno strofinandola con una scultura.
Allora, che cos'è il colore se non è generato da nessuna di queste tecniche elencate in precedenza? È causato dalla formazione di legami doppi carbonio-carbonio e carbonio-ossigeno, i quali assorbono la luce visibile e la riemettono giallognola. Sono dei legami chimici responsabili del colore giallognolo dell'immagine della sindone. In pratica sono dei legami che si formano dopo ossidazione e disidratazione, e qui mi rientra, cioè ritorna a quello che stavo dicendo prima. In pratica si tratta di un invecchiamento, perché qualunque tessuto è soggetto a ossidazione e disidratazione col tempo. Quindi qualunque tessuto si ingiallisce, la cellulosa ha dei legami, forma dei legami CC e CO doppi, e di conseguenza ingiallisce, produce questo colore giallo. Ma in pratica si tratta di una disidratazione artificiale. Come si fa a ottenerla? Il sangue è da primate. Questo in realtà è uscito fuori più recentemente. All'inizio veniva dato per sicuro che fosse umano, in realtà non lo è, perché serve per distinguere se il sangue è da primato o da umano. Serve una ulteriore analisi che all'epoca, nel 1978, non era disponibile. La sfumatura di colore non è data da un diverso grado di giallo. Tutti i fili e tutte le fibrille presentano lo stesso identico colore giallo. Quindi la sfumatura è data da quante fibrille colorate per unità di superficie trovo passando da una zona a quella successiva. Anche questa è una cosa che è una delle scoperte che elimina a priori l'ipotesi di un dipinto, ma ce ne saranno poi altre di proprietà. Questo effetto è simile alla cosiddetta retiratura fotografica. Adesso, se qualcuno di voi si occupa di fotografia, conosce sicuramente il fenomeno della retinatura, che è un effetto che, io posso fare dei pallini neri su sfondo bianco di varie dimensioni, in modo tale che se guardo l'immagine da lontano vedo per esempio un volto. Se lo guardo da vicino non vedo più il volto, vedo le palline. E questo si chiama effetto retinatura, ed è esattamente la stessa cosa che accade osservando la sindone. Osservandola da vicino non si riconosce nulla, si vedono semplicemente dei fili più o meno colorati a causa del fatto che le fibrille contenute all'interno del filo sono più o meno colorate, ma in termini quantitativi di numero, non in termini quantitativi di RGB, cioè di intensità di colore. E invece vedendola da lontano riesco a percepire l'immagine di un corpo. Infine, e questa si tratta della proprietà probabilmente più straordinaria di tutte, il colore non impregna il filo, e in realtà non impregna neanche la fibrilla. Si trova in un film sottile che è profondo 0,2 micrometri, cioè un quinto di millesimo di millimetro. È una profondità talmente sottile che è praticamente impossibile ottenere tramite metodi conosciuti, come li vedremo tra un pochino nei tentativi di riproduzione, come frottage, colorazione, stampa, dipinto. Qualsiasi cosa io possa usare per colorare un tessuto inevitabilmente mi va a penetrare più in profondità di un quinto di millesimo di millimetro. Io ho parlato di fili, ho parlato di fibrille, di cosa sto parlando in realtà? Diciamo che ogni filo è composto da circa 250 fibrille. Cosa sono le fibrille? Sono dei cilindretti che sono rappresentati qui. Questo è un cilindretto. 250 di questi cilindretti fanno un singolo filo di lino, ma il cilindretto a sua volta è diviso in varie parti. C'è un lumen interno che è vuoto praticamente, è cavo, e poi c'è un primary cell wall, cioè la parete primaria cellulare, che è una sottilissima pellicola che sta intorno alla fibrilla. È solo questa che è colorata, cioè il primary cell wall è colorato. Dentro il primary cell wall non c'è colore. Ora, l'immagine della sindone non è stata più analizzata con metodi analitici moderni dopo il 1978, non è stato più autorizzato nessun tipo di misura, però una fibrilla della sindone è stata analizzata più recentemente nel 2009-2010 da un gruppo di lavoro, il quale ha fatto vedere che effettivamente il colore risiede in questo
leggero, come vedete, in questo leggero contorno. Perché il leggero contorno? Perché questa era una fibrilla meccanicamente rotta. Vedete, questa è una fibrilla. Da qui a qui sono circa 20 millesimi di millimetro come spessore. E vedete che c'è un buco. Il buco è causato dal danneggiamento meccanico. Quindi questo danneggiamento meccanico ha permesso di misurare lo spessore del colore, che è esattamente 0,2 micron. Si tratta di un microscopio ottico e di conseguenza abbiamo un limite, il limite di frazione della luce per misurarlo, e quindi diciamo che è 0,2 più o meno 0,2 micron. Quindi in pratica è una lunghezza, è uno spessore che varia dal punto di vista scientifico di misura da 0 a 0,4 micron. Il valore più probabile è 0,2. Torniamo allo STURP 1978. Due anni dopo la misura e due anni dopo la pubblicazione di tutti i risultati, queste sono le conclusioni. Le conclusioni dello STURP sono che l'immagine è quella di una forma reale umana di un uomo che è stato crocifisso e percosso, flagellato. Non è il prodotto di un artista. Le macchie di sangue sono composte di emoglobina e danno un test positivo per l'albumina siero. L'immagine è un mistero e finché non saranno fatte ulteriori indagini chimiche, forse da questo gruppo o forse da altri gruppi di scienziati, il problema rimane irrisolto. Quindi sostanzialmente la scienza alza le mani nel 1978 e dice: non sappiamo come è possibile formare l'immagine. Ora andiamo a vedere però, perché qualcuno in ogni caso ci ha provato, anche prima dello STURP evidentemente, a riprodurre un'immagine simile. E infatti il primo tentativo nel 1902 di Vignon, con un'ipotesi vaporografica. Quindi sostanzialmente erano dei vapori che erano fatti in qualche maniera, lui aveva spalmato la sua mano di certi vapori, ha messo il lino sopra, ha ottenuto un'immagine della mano, il lino non era perfettamente a contatto. Ma successivamente è stato provato aloe più mirra spruzzata su dei cadaveri, il bassorilievo riscaldato, la polvere di ossido di ferro strofinata, una ipotesi che forse è la più pazza di tutte, di una fotografia ante litteram. Infine quello più interessante, che è nel 2010 il professor Garraschelli dell'Università di Pavia, il quale ha provato dei pigmenti acidi tamponati sul telo steso su un corpo umano, e poi per il viso invece non ha messo il corpo umano, ha messo un bassorilievo. Poi ci stanno da segnalare i lavori del professor Fanti dell'Università di Padova, che ha ottenuto una colorazione superficiale tramite la scarica corona, vedremo tra un attimo in dettaglio il risultato, e poi c'è il gruppo dell'Enea che ho avuto il privilegio di coordinare, il quale ha tentato di ottenere una colorazione tramite luce ultravioletta, anche questo lo vedremo in qualche minimo di dettaglio. Ciascuno di questi tentativi non risponde completamente alle caratteristiche dell'immagine sindonica. Per ciascun tentativo c'è qui spiegato per quale motivo la situazione non è in qualche maniera compatibile con l'immagine della sindone. Andiamo a vedere un attimo i risultati del professor Garraschelli. È stato il primo e unico finora tentativo di ottenere un'immagine dell'intera sindone, in scala 1 a 1 diciamo noi. Cioè esattamente, lui ha preso un antelo esattamente lungo quanto la sindone, esattamente largo quanto la sindone, con la stessa tessitura della sindone, e dopodiché su quella ha fatto gli esperimenti. Quindi è il primo e unico tentativo di riproduzione in scala 1 a 1. Ora questo è il risultato di Garraschelli e questo è il risultato, e invece questa è l'immagine, diciamo, che vediamo sulla sindone. Devo dire e devo ammettere che il risultato per me è molto buono, nel senso che effettivamente c'è una somiglianza a livello macroscopico. Attenzione, non dobbiamo pretendere che sia identico. Cioè lo scopo di Garraschelli non era quello di fare una sindone identica, era quello di dire in questo modo si sarebbe potuto fare nel Medioevo, perché lui ha usato delle tecniche a disposizione di un eventuale falsario artista medievale. Perché medievale? Perché poi, come faremo vedere più tardi e commenteremo più tardi, c'è la datazione del Capitolo 14 che dice che la sindone, il tessuto della sindone, è stato tessuto in qualche maniera tra il 1260 e il 1390, quindi siamo nel pieno Medioevo. Ora, cosa succede? Andiamo a vedere un po' la negatività dell'immagine, e qui ritorno a quanto ho detto all'inizio. Questa è la negatività dell'immagine, e come vedete, l'immagine di Garraschelli è negativa.
Di fatto lo è. In realtà la negatività dell'immagine scoperta nel 1898 da Secondo Pia all'epoca fece scalpore, ma in realtà non è nulla di così misterioso. Qualunque immagine a contatto mi genera una figura di cui vado a fare il negativo e lo vedo bene. Cioè, non c'è nessun mistero da questo punto di vista. Non è una caratteristica da segnalare quella della negatività dell'immagine, perché in realtà si può ottenere da qualunque immagine a contatto. Questa è quella di Carlaschelli. Ora abbiamo risolto? Il problema è finito? Si poteva fare in questo modo nel Medioevo? No, non è così. Perché non è così? Perché l'immagine ottenuta, come molte altre, come quella ottenuta da Pesce Delfino sul viso con un bassorilievo riscaldato, eccetera, eccetera, sono immagini accettabili da un punto di vista macroscopico. Che vuol dire macroscopico? A occhio nudo. A occhio nudo questa immagine mi sta bene. Ma cosa succede a livello microscopico? E lì, come si dice a Roma, lì casca l'asino. Perché? Perché questa è una foto ingrandita, una macrofotografia, non è ancora microscopica, una macrofotografia dei fili colorati da Carlaschelli. Se l'andiamo a confrontare con un'immagine ingrandita dei fili della Sindone, otteniamo immagini molto diverse, ma in realtà c'è una fotografia della Sindone che somiglia molto a questa. Ed eccola. Si tratta di un'immagine della Sindone in corrispondenza dove c'era una puntina da disegno in cui è stata fissata la Sindone durante una ostensione. La puntina da disegno ha lasciato della ruggine sulla Sindone e di conseguenza questa ruggine effettivamente ha una certa somiglianza con la colorazione ottenuta dal professor Carlaschelli. Se invece andiamo a vedere un punto di immagine della Sindone, qui siamo un'immagine 64x dello Sturp di Vermiller nella posizione del naso, che è una delle posizioni più scure che abbiamo sulla Sindone, e la confrontiamo con la foto del naso di Carlaschelli, e beh, qui vediamo che stiamo parlando di tutt'altra cosa. Quindi il merito dello Sturp è stato quello di rivelare, nell'elenco che ho fatto prima, una complessità microscopica che rende sostanzialmente questa immagine un'immagine impossibile, cosiddetta impossibile, da replicare. Veniamo ad altri tentativi, sempre quelli più moderni, non c'è tempo per fare la carrellata completa di quelli più antichi. Scariche elettriche. Negli anni 80 Giovanni Giudica Cordiglia produce delle scariche elettriche su una mano di un vivente e ottiene questa immagine positiva e questa immagine negativa. Anche qui la risoluzione spaziale è del tutto incompatibile con l'immagine della Sindone. Più interessanti sono i risultati del 2013 del professor Fanti, che ha ottenuto questa immagine da una scarica corona su un manichino metallico. È un apparato sperimentale veramente micidiale, che occuperebbe metà di questa stanza. Sono tensioni dell'ordine del megavolt, campi elettrici estremamente elevati. Alla fine lui ottiene questa immagine, che diciamo è molto, come dire, imperfetta, molto diversa da quella della Sindone. Sono delle zone mancanti, ci sono delle zone molto scure, delle zone più chiare, quindi non è proprio una bella riproduzione, ma questo è il meglio che si riesce a fare con la scarica corona. Ma c'è un punto che è ancora più importante secondo me, cioè che lui questa immagine non la ottiene sulla faccia del lino che tocca il manichino, ma la ottiene sulla parte esterna, sulla faccia esterna, dall'altra parte. Mentre invece, per tutta una serie di motivi che non c'è tempo qui di spiegare, noi possiamo dire con certezza che l'immagine sulla Sindone è stata ottenuta dalla parte che guardava l'uomo che conteneva, che era contenuto in questo telo. Quindi diciamo l'ipotesi della scarica corona non va bene, non solo per il risultato in sé che potrebbe essere migliorabile, ma proprio per il fatto che genera un'immagine sulla parte opposta. In termini ingegneristici e tecnici si dice che in questo caso il lino agisce come isolante di due piatti di una capacità, cioè la scarica corona è l'equivalente, è un passaggio di corrente ionizzata, di gas ionizzati in un certo senso, gas di aria ionizzati dalla corrente, tra le facce di un condensatore. In questo caso il lino agisce come, se volete, come dielettrico che sta fra le due facce del condensatore.
Poi ci sono gli esperimenti che abbiamo fatto a Frascati, qui c'è un brevissimo. For the first time they replicated one of the unique characteristics of the image on the shroud. To do so, they had to use a specific form of UV radiation. So far, no known conventional technique has been able to explore. The first time they replicated one of the unique characteristics. Ma in realtà l'unica cosa veramente importante era farvi vedere come funziona, cioè c'è un telaio di legno, mettiamo un telo di lino di poche decine di centimetri e il laser gli va sopra e noi possiamo variare l'intensità della luce, possiamo variare il numero di colpi laser, perché il laser è impulsato, il numero di colpi laser, la durata della esposizione in generale e l'intervallo di tempo tra un colpo e l'altro. Ora, con queste tecniche, dopo una lunghissima ricerca, non è stato affatto facile, abbiamo effettivamente ottenuto una colorazione similsindonica. In che senso? Questo è un pezzetto di filo che sarà tagliato. E qui purtroppo sarebbe possibile spengere le luci della sala, perché temo che non si veda granché bene. Comunque questo è un pezzetto di filo di lino, in cui c'è una zona a destra e a sinistra che è colorata e una zona al centro che non è colorata. Il motivo è che nella zona al centro c'era sovrapposto un filo della trama e quindi di conseguenza il filo ha coperto, il filo che gli stava sopra ha coperto questo pezzetto di filo e quindi non ha permesso alla luce di arrivare nella zona. Ma la cosa più interessante è quando faccio uno zoom su questo pezzetto di filo, perché a quel punto posso vedere le singole fibrille, le vedete questi cilindretti? Questi cilindretti sono le 250 fibrille che costituiscono il filo. E allora vado a vedere che effettivamente il colore sta apparentemente sulla superficie delle fibrille, ma la domanda è per quale profondità? Perché questo abbiamo visto che è un parametro critico che distingue e che rende speciale l'immagine sulla singola. Bene. Ci arriviamo fra un attimo. Questa è un'altra fotografia invece del tessuto, quindi senza tagliare i fili, in cui si vede l'effetto retinatura, che è una delle caratteristiche più straordinarie e anche più irriproducibili della sindone. Cioè noi vediamo delle fibrille colorate, gruppi di fibrille colorate, accanto a gruppi di fibrille non colorate, che è esattamente quello che si osserva sulla sindone. E questo, diciamo, già di per sé ha un enorme interesse, perché è la prima volta che si ottiene un effetto retinatura con metodi artificiali su un tessuto di lino. Poi c'è lo stress della fibrilla, perdita della birifrangenza. Questa è una fibrilla che in questa zona non è stata irraggiata col laser, in questa zona è stata irraggiata col laser. Questa zona qui è ingrandita in questo punto. Tutte queste immagini che vedete sono osservate con un polarizzatore incrociato. E qui vedete che è una classica struttura di una fibra, di una fibrilla di lino intonsa. Qui invece si vede la fibrilla, diciamo, come si dice, irraggiata, che presenta tutti questi strain, tutte queste scarichette, sembrano, di colore, che corrispondono a punti di frattura, cioè corrispondono a un invecchiamento artificiale, perché di questo stiamo parlando. Se io faccio la stessa analisi su una fibrilla di una mummia, ottengo esattamente questa immagine qui, cioè ottengo una fibrilla in cui ci sono molte striature che possono essere osservate solamente in polarizzazione incrociata e che mi dicono che la fibrilla è antica. Ecco, noi con il laser abbiamo invecchiato artificialmente queste fibrille. Un'altra cosa estremamente interessante è l'invecchiamento e l'immagine latente. Ora, noi abbiamo preso un pezzetto di lino e l'abbiamo irraggiato, diciamo noi, sotto soglia. Che vuol dire sotto soglia? Vuol dire con un'intensità tale che dopo l'irraggiamento guardo il lino, non è successo niente. Apparentemente non è successo niente. Perché? Perché se poi io prendo, taglio in due questo pezzo di lino e prendo un pezzetto e lo metto sotto un ferro da stiro, cioè cosa sto facendo? Lo sto disidratando. Appare una colorazione esattamente all'interno dello spot laser. Lo spot laser grosso modo era questo rettangolo, quindi in questo interno il lino risulta colorato, cioè si appare la colorazione laser solo dopo l'invecchiamento. Ma
Questo è un invecchiamento artificiale. Noi abbiamo provato a fare anche un invecchiamento naturale. Abbiamo preso un anno e mezzo dopo lo stesso lino, chiuso in un cassetto al buio, e come vedete, dove c'era la colorazione che era stata evidenziata dall'invecchiamento artificiale, è ancora più scuro, ma comincia ad apparire dopo un anno e mezzo anche la colorazione dove prima non c'era nulla. Perché questo è interessante? Perché questa cosa qui ti può in qualche maniera dare un'idea sul fatto che se, e c'è un se grosso come una casa, se l'immagine sul lino è stata ottenuta tramite un processo fotochimico del tipo di quello che noi abbiamo simulato in laboratorio, l'immagine potrebbe essere stata non visibile nell'immediato, ma potrebbe essere emersa, tra virgolette, può essere resa visibile con il tempo. Quindi la nostra è un'immagine che in qualche maniera aumenta di intensità e di visibilità con il tempo. Qui torniamo al discorso precedente. Le fibrille che abbiamo visto prima ingrandite, per quanto sono colorate, non è facile fare questa misura, non è per niente semplice, ma in qualche maniera a volte un errore ci dà un vantaggio, come in questo caso. Questa è una fibrilla colorata tramite laser che accidentalmente si è rotta al centro, ha subito un danneggiamento involontario. Noi nel cercare delle varie fibrille, le varie colorazioni, l'abbiamo trovata. Ora cosa succede? Che noi siamo andati a ingrandire questa fibrilla nella zona rotta, nella zona lesionata, e qui vedete che c'è questa colorazione gialla, poi c'è la zona lesionata che mi mette in contatto con la parte interna della fibrilla che non è colorata, e questa di nuovo è la zona colorata. Poi vi faccio vedere tre zone in cui ci sono dei brandellini. Cosa sono questi brandellini? Sono brandelli del primary cell wall, della parete primaria cellulare di cui vi parlavo prima, che è spessa 0,2 micron e che stanno intorno alla fibrilla. Ovviamente nel momento in cui rompo la fibrilla, questa si frantuma, si rompe, questi brandelli sono colorati, l'interno della fibrilla non è colorato. Quindi questo cosa significa? Che almeno per questa fibrilla noi siamo riusciti a ottenere una colorazione spessa 0,2 micron, un quinto di millesimo di millimetro, esattamente la stessa colorazione, la stessa profondità di colorazione ottenuta sulla sindone. E questa è una cosa che risulta piuttosto interessante. Ci siamo posti un'ulteriore domanda: ma la nostra colorazione laser è un effetto termico o fotochimico? E allora abbiamo fatto questo esperimento, abbiamo preso questo telo, vedete in questa zona c'è una leggerissima colorazione, e abbiamo fatto questa fotografia con una macchina fotografica termica, cioè una macchina fotografica che in qualche modo ci dice la temperatura della zona considerata. E qui vedete che con i falsi colori possiamo dire che questa zona qua non irraggiata era a 21 gradi, che è la temperatura ambiente del laboratorio in quel momento, e la zona invece colorata si trova a 34 gradi durante l'irraggiamento. Questo quando abbiamo usato un laser ultravioletto. Ma quando siamo andati a usare un laser nel lontano ultravioletto, il vacuum ultraviolet, come dicono gli inglesi, cioè 193 nanometri, ed è con questo laser che abbiamo ottenuto la colorazione di 0,2 micron, la situazione è ancora migliore, perché la zona intorno era a 22 gradi in quel momento, la zona della temperatura ambiente, ma la parte colorata è 25 gradi solamente, cioè si è solo alzata di 3 gradi. Questo da una parte risponde a una delle caratteristiche misurate dallo STURP, cioè che l'immagine non è possibile ottenerla tramite fonte di calore, ma dall'altra ci dice che questo è un processo esclusivamente fotochimico e non termico. Ora uno dice, vabbè, ma tu stai, in realtà non stai riproducendo un'immagine, stai semplicemente colorando dei rettangolini di pochi centimetri quadrati. Verissimo, è esattamente così. Ma ci siamo presi lo sfizio anche di disegnare tramite il laser un volto similsindonico. In che modo? Usando il laser come un pennello, come se fosse un pennello. Un pennello non a contatto, ovviamente. Adesso vediamo se mi parte il filmato. Allora, questa è l'immagine del laboratorio. Qui siamo in laboratorio. Noi stiamo usando questo laser Eccimeri, che è un laser che emette impulsi di durata di 20 miliardesimi di secondo con energia di mezzo joule. E la luce esce da qui, incontra uno specchio,
attraversa tutta la stanza, diciamo la larghezza della, e arriva su questa lente. Questa lente viene focalizzata su il lino che si trova da qui dentro. Ora, tra un colpo e l'altro, vedete che si muove il lino. Quindi è come se io tengo fermo il pennello e muovo la carta. È la stessa cosa. Tengo fermo il pennello e muovo l'oggetto da disegnare. Ora, come fa questa a muoversi? Si muove su degli assi XY che sono comandati da un computer, il quale già ha in memoria l'immagine che io voglio riprodurre, che è questa. Quindi ogni quadratino corrisponde a un punto dove il laser deve andare a colorare. Vedete, qui c'è la lente e qui in fondo c'è il telo che riceve l'impulso laser. E questo è il risultato finale. Questa è l'immagine che non si vede assolutamente nulla. Ma adesso vi faccio vedere che in realtà qualcosa c'è. Ora, questa è l'immagine che abbiamo ottenuto. Voi vedete qualcosa? Io non vedo niente. Questa è una foto fatta in pieno sole. Se mi metto all'ombra, comincio a vedere qualcosa. Comincio a vedere una tenue immagine giallognola. Una tenue immagine giallognola dell'uomo, della signora, tra virgolette. Ma la cosa più interessante è quando io vado a fare il negativo di questa immagine giallognola, che è un'immagine molto più riconoscibile. Quindi non è solo con un metodo a contatto che è facile ottenere un'immagine negativa, ma si può fare anche con della luce. Ora, questo risultato sembra quasi un divertimento, in realtà ci dice due cose importantissime. Che tramite luce io posso ottenere un'immagine praticamente invisibile alla luce del sole, esattamente come la signora, a bassissimo contrasto, esattamente come la signora, e pseudonegativa, esattamente come la signora. Cambiamo argomento e passiamo alla datazione. La storia più o meno si conosce. Il 21 aprile 1988 è stato prelevato un pezzetto, lo vedete qui, è stato prelevato un pezzetto lungo circa 7-8 cm e largo circa 1 di sindone. Questi pezzetti sono stati divisi in quattro parti. Queste quattro parti sono state date a tre laboratori: a Tucson in Arizona, Turigo e Oxford. E qui c'è la suddivisione, c'è un disegnino che ti dice che al laboratorio dell'Arizona sono stati dati due pezzetti opposti, i più piccoli, e a Zurigo e Oxford sono stati dati due pezzetti grosso modo comparabili come dimensioni. Siamo nel 1988, quindi perché sono stati dati due pezzetti ad Arizona? Perché in realtà per le macchine dell'epoca bisognava raggiungere un peso minimo per ottenere risultati reliable, cioè affidabili, altrimenti al di sotto di un certo peso i risultati non sarebbero stati affidabili. Quindi ad Arizona gli hanno dato due pezzetti perché erano quelli più piccoli, cioè se gli davano solo questo pezzetto non sarebbe stato possibile ottenere un'immagine e una misura affidabile. Due parole per descrivere che cos'è il carbonio 14. Il carbonio 14 è un isotopo. Come si fa a generare? Come si genera? In realtà si genera con i raggi cosmici nell'alta atmosfera. Noi siamo continuamente, la nostra Terra è continuamente bombardata da raggi cosmici, il cosiddetto vento solare. Che cosa sono? Sono delle particelle, sono dei neutroni, particelle alfa, neutroni, elettroni, che vengono emessi dal Sole. Fanno molta strada, arrivano fino a noi e hanno un'energia tale che se non ci fosse lo schermo del campo magnetico terrestre non ci sarebbe vita sulla Terra, perché si tratta di un'energia che rompe il single strand, il double strand del DNA. Quindi di conseguenza è un'energia intorno a 1000 electron volt che è dannosa proprio per la salute, nel senso generale di un organismo, ma è proprio, previene semplicemente la moltiplicazione delle cellule, perché danneggia direttamente il DNA. Fortuna che c'è il campo magnetico. Il campo magnetico devia queste particelle, le sposta. Tuttavia, una piccola percentuale passa, specialmente quelle più neutre, riescono a passare. Ora, queste piccole quantità di neutroni che passano
vanno a interagire con le molecole nell'atmosfera. Più del 70% delle molecole dell'aria è fatta di azoto, 20% di ossigeno, quindi è molto più probabile che interagiscano con molecole di azoto. Cosa succede se interagisce con le molecole di azoto? In generale non succede nulla, ma se il neutrone è lento, cioè se ha l'energia giusta, allora noi diciamo la sezione d'urto di probabilità di interazione aumenta, il neutrone entra dentro il nucleo di azoto, caccia via un protone e quindi l'azoto poretto si trova con un protone in meno e un neutrone in più. A quel punto non è più azoto, è carbonio. Ma è carbonio strano, è un carbonio che ha troppi protoni, troppi neutroni come somma e di conseguenza viene chiamato carbonio 14, dove il 14 sta a dire la somma tra protoni e neutroni. Questo carbonio 14, da un punto di vista chimico, cioè dal punto di vista della nuvola di elettroni che gli sta intorno, si comporta esattamente come il carbonio normale, come il carbonio 12, quindi viene assorbito dalle piante, viene respirato dall'uomo, dagli animali e quindi fa tutto il suo ciclo esattamente come il carbonio 12. Tuttavia, a un certo punto, quindi tutti noi abbiamo dentro il nostro organismo del carbonio 14. Quanto? Molto poco. Si sta parlando di una su 10 alla 12, quindi non veramente una quantità minima, ma c'è. E continuiamo a ingerirne ogni volta che mangiamo verdura, ogni volta che mangiamo carne, ogni volta che respiriamo. La introduciamo. Però arriva il momento in cui né l'animale, né la pianta, né l'uomo possono ingerire ulteriore carbonio 14, ed è il momento della morte. Quando la pianta viene tagliata non può più assorbire carbonio 14 perché finisce la fotosintesi, finisce il processo. Allora quel carbonio 14 che rimane nella pianta decade secondo una legge molto ben conosciuta, che è una legge esponenziale. Quindi se io vado a misurare quanto carbonio 14 è rimasto sul reperto, io meno ne è rimasto, più è vecchio il reperto. Faccio le mie opportune normalizzazioni e calcolo l'età presunta dell'oggetto. Questa è l'idea. Il problema è contare questi isotopi di carbonio 14, che sono pochi, e quindi non è facile, però effettivamente la tecnologia ci offre delle macchine, l'atomic mass spectrometry, che effettivamente che sono molto complesse, come vedete, ma che effettivamente danno una misura affidabile di quanti atomi di carbonio 14 sono rimasti in un oggetto che devo bruciare, peraltro. Poi faccio i miei rapporti carbonio 14, carbonio 13, carbonio 14, carbonio 12 e da lì ricavo l'età. Però il problema è proprio questo, è il calcolo. Cioè mentre la misura del conteggio di quanti atomi di carbonio 14 ci sono è affidabile, il calcolo non sempre è affidabile per tutta una serie di motivi. Il primo motivo è che il carbonio 14 subisce variazioni sia geografiche sia nel tempo. Per fare un esempio, dal 1950 ad oggi la quantità di carbonio 14 nel nostro emisfero boreale è raddoppiata a causa degli esperimenti con bombe atomiche effettuate sin dagli anni 50. Cioè il solo fatto che c'è l'uomo ha fatto gli esperimenti con le bombe aumenta, non è che aumenta del 10%, raddoppia. Tutti gli esperimenti sono stati fatti nell'emisfero boreale, cioè nel nostro emisfero, ma l'aumento del carbonio 14 lo troviamo anche nell'emisfero australe, perché l'aria gira, non è un sistema chiuso, è un sistema che circola. Però, dato che sono stati più lontani, nel caso dell'emisfero australe è aumentata solo, si fa per dire, del 50%, di una volta e mezzo. Poi, questo è un fenomeno generato dall'uomo, ma ci sono dei fenomeni che non sono generati dall'uomo, le eruzioni vulcaniche. Le eruzioni vulcaniche vanno ad aumentare la quantità di carbonio 12 nell'atmosfera. Poi c'è il campo magnetico. Il campo magnetico non è costante, fluttua, cambia. Negli ultimi periodi, negli ultimi anni addirittura, sta cambiando troppo. Tant'è vero che ci sono dei warning, perché molti scienziati, molti specialisti pensano che si stia avvicinando il momento della rotazione del campo magnetico, dove il nord diventa il sud e il sud diventa il nord. E quando succede questo, è molto pericoloso, perché quando succede questo c'è una zona intermedia che può durare qualche mese in cui il campo magnetico non c'è. Quando questo succede sarà un disastro.
per la vita sulla terra, sarà un disastro. Quindi il tutto è per dire che le cose non sono costanti. Poi c'è la fotosintesi, l'assorbimento di C12-C14 non è lo stesso, perché nelle piante il rapporto C14-C12 è diverso rispetto a quello dell'atmosfera. E poi ci sono le aggiunte del carbonio 12 al campione, che possono essere dovute all'attacco batterico, quindi dei batteri che digeriscono il tessuto, per esempio, lo digeriscono, loro inglobano carbonio 14, ma poi nei loro escrementi rilasciano carbonio 12. Stanno cambiando il rapporto carbonio 14 e carbonio 12 di un tessuto. Ci sono le contaminazioni. E poi c'è una cosa che tutti quanti trascurano, ma in realtà è importantissima. La fisica e in generale le scienze che sono state definite dure non sono così dure, in realtà. C'hanno un errore. Se io chiedo a ciascuno di voi di prendere un righello e di misurare la lunghezza di questo tavolo, esperimento già fatto, non qui, ma d'altrove è stato fatto, nella classe mia quando facevo il primo anno del liceo, per esempio, si ottengono su 30 ragazzi 30 misure diverse. Chi c'ha ragione? Nessuno. Tutto quello che noi possiamo dire non è quanto è lungo questo tavolo, perché non c'è strumento al mondo che te lo possa dire. Noi possiamo dire qual è la lunghezza più probabile. Cioè, io prendo le vostre 30 misure, faccio un grafico di quanti, faccio un istogramma di quante volte è stato misurato così, quante volte così, quante volte così, ottengo una curva cosiddetta gaussiana che mi dà il valore più probabile, che non è il valore vero, è quello più probabile. Il valore vero non lo sa nessuno. Quindi le scienze dure non sono così dure e ogni misura ha associato un errore. Poi non tutti i materiali organici sono adatti per ottenere la misura accurata tramite il carbonio 14. Un osso è molto più adatto. Perché? Perché io prendo l'osso, lo scavo, vado a fare un prelievo all'interno dell'osso, cioè della parte di osso che non è stata a contatto con tutti gli agenti esterni, con la terra, con l'acqua, con l'umidità, con i batteri, con i microbi, con i vermi, con tutto quello che volete. Non è stata a contatto con nulla, perché è all'interno dell'osso. La prendo e faccio la datazione. Normalmente questa datazione è affidabile. Un tessuto è tutta un'altra storia. Il tessuto non posso scavare dentro. Il tessuto è permeabile, assorbe tutto. Assorbe l'acqua, assorbe i batteri, assorbe qualsiasi cosa, assorbe l'umidità, assorbe l'aria, si lega con l'aria e di conseguenza non posso scavare dentro e di conseguenza non vado a misurare bene l'età del tessuto, vado in realtà a misurare quello che c'è sul tessuto, che non necessariamente era la stessa cosa che c'era 2000 anni prima. Tutte queste cose erano conosciute almeno in parte già nel 1988, però questo qui non ha impedito ai signori che hanno effettuato questa misura di mettere un punto esclamativo dopo l'intervallo che hanno ottenuto, 1260-1390. Di fatto, e nonostante tutte quelle cose che vi ho detto, gli scienziati, il 90% degli scienziati, ha accettato per buona questa misura e di conseguenza la sindone è diventata un prodotto medievale non più interessante da studiare. Infatti il numero di articoli scientifici pubblicati sulla sindone dopo il 1988 crolla. Lentamente c'è una certa deriva, perché poi gli articoli vengono pubblicati di solito un anno dopo che sono stati scritti, ma insomma c'è una deriva, fino ad arrivare a qualche appassionato e che per giunta scrive cose non particolarmente felici. Fino al 2010. Nel 2010 cambia tutto. Perché? Perché c'è un convegno IPSAI a Frascati, che ho avuto il piacere di presiedere, nel quale il professor Iani dell'Università di Parma presenta un lavoro che è di estremo interesse. Perché? Devo fare una piccola premessa. I risultati del carbonio 14 vengono pubblicati su Nature, che è la più prestigiosa rivista al mondo scientifica. Lo era nel 1988, lo è tuttora oggi. Però loro presentano i dati medi, cioè la media di Oxford è questa, la media di Tasson è questa, la media di Zurigo è questa. Ora, gli scienziati cosa fanno? Ti dicono, sì, quella è la media, ma mi dai
i singoli pezzettini, così rifaccio anch'io la media e controllo se l'hai fatta bene. Si sono sempre rifiutati. Cioè, questo è l'unico caso a mia conoscenza, e io faccio il fisico da 35 anni, è l'unico caso a mia conoscenza in cui gli autori di un articolo rifiutano di dare i dati grezzi con i quali la comunità scientifica può controllare che il tuo calcolo è giusto. Sono sempre rifiutati. Che cosa fa Ariane? Con i moderni mezzi, non moderni computer più che altro, si calcola tutte le 387.072 possibili combinazioni di tutti i pezzettini di tutti i quattro i pezzi. Una cosa che non ho detto, ciascun pezzo viene, non viene datato con una misura, per il motivo che vi dicevo prima, perché c'è l'errore. Quindi ciascun pezzo dato a ciascun laboratorio viene diviso in quattro pezzetti, sei pezzetti, quelli che servono. Ciascun pezzetto viene datato e poi ti viene data la media di tutti i pezzetti, che equivale al valore più probabile dell'età di quel pezzo generale. Quindi loro si sono rifiutati di dare i dati dei singoli pezzetti. Come erano distribuiti questi singoli pezzetti? Lui si calcola tutte le 387.000 possibili configurazioni con un sistema di regressione, il quale gli dà anche la possibilità di dire non solo ciascun pezzetto quanto a che età ha dato, ma dove si trovava. Un lavoro enorme. Lui ottiene due risultati di estremo interesse. Primo risultato, il gruppo dell'Arizona di Tasson ha datato solo uno dei due pezzetti, perché se lui prova a mettere tutti e quattro i pezzetti, le cose non tornano. Ottiene due gaussiane, incompatibile. La gaussiana che deve uscire fuori è una. Invece se toglie un pezzetto, quello più esterno, il più piccolo, allora le cose tornano con i dati pubblicati su Nature. E badate bene, su Nature è scritto che tutti e quattro i pezzi sono stati datati. Quando lui dà questi risultati, io mi ricordo benissimo che si alzarono delle persone che assistevano al seminario e non è che gli hanno dato del matto, ma ci mancava poco. Ma che cosa stai dicendo? Ma è impossibile. Su Nature c'è scritto che è stato datato tutti e quattro. Non ha senso datarne solo uno, perché se ne dati solo uno non hai il peso sufficiente per ottenere i risultati diciamo affidabili. È impossibile che l'abbiano fatto. Ti stai sbagliando, sei tu che hai sbagliato i calcoli. Così è. Questa è stata la reazione del pubblico a questa presentazione. Secondo risultato, i dati forniti da tre laboratori sono eterogenei e mostrano un gradiente dell'età che poi vi farò vedere. Quindi non è possibile fare una media, perché se io ho una cosa che va, che un'età che fa ta 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 ta, e non una cosa che fa su e giù, su e giù, su e giù, non c'è nessuna media. Non posso fare la media. Non è oscillante la funzione, è una funzione monotona crescente. Che conseguenze ci ha avuto questo talk di Riani a Frascati? Che quattro mesi dopo il professor Zhou, che è attualmente responsabile della misura del radiocarbonio a Tasson, e all'epoca non era responsabile, che stiamo parlando di tanti anni fa, però era un giovane ricercatore che ha partecipato a questa misura, cosa fa? Pubblica un articolo su Radiocarbon, una delle più prestigiose riviste, in cui fa vedere la fotografia del pezzetto che non ha datato, confermando quindi i risultati di Riani. Riani non era matto, i risultati di Riani sono il migliore esempio che io conosca di potenza della scienza, la quale parte da un dato irrisolto, immediato, e ti dice veramente come stavano le cose. Solo con la matematica. Solo con la matematica Riani ha scoperto un segreto tenuto tale per 22 anni. Seconda conseguenza, la datazione di Tasson è completamente inattendibile perché il peso del pezzetto datato era inferiore alla soglia minima di materiale per ottenere una datazione affidabile. Terza conseguenza, l'articolo di Nature dice il falso, laddove lascia ad intendere che tutti i quattro pezzi sono stati datati. Fin qui siamo nell'oggettività, questo lo aggiungo io. Bugie e mancanza di etica scientifica gettano ombre su tutta la misura della datazione. Voglio dire, qui Tasson ha fatto una cosa che è una schifezza, a me personalmente dà fastidio fisico parlarne, perché sto parlando di miei colleghi, mi dà fastidio, cioè mi nervosisco quando parlo di questa cosa. E però è una schifezza, diciamo, no? Non trovo un termine più adatto.
Ma possibile che gli altri due laboratori non sapessero nulla? Si sono riuniti, si sono parlati. Io ho ottenuto questo, tu ho ottenuto quell'altro, sono tutti esperti. E ho detto, ma che pezzetto, ma l'hai data di tutti e due, è possibile che nessuno gli ha chiesto? E quelli che hanno risposto, non si sa. Ma certamente io a questo punto, da scienziato, il valore scientifico che do a questa misura è da una scala tra 0 e 10 e meno 1. Questa è l'analisi di Riani, in cui si vede che le date, partendo da sinistra a destra, aumentano in modo monotono. E questa è una cosa che non accade mai. Se mai dovesse accadere, e qualche volta probabilmente sarà accaduto anche se non te lo raccontano, la misura viene ripetuta, perché vuol dire che c'è qualcosa che non va. Vuol dire che c'è un contaminante che non è stato rimosso dalle operazioni di pulizia. Ci sono molti colleghi che pensano che sia esagerato quanto io sto raccontando, perché queste cose non è che le racconto solo all'Università Cusano, le ho raccontate anche a dei colleghi qualificati, diciamo, nella misura di radiocarbonio, e mi dicono che sono esagerato. Allora io gli faccio vedere questa immagine. Questa è la Beta Analytic, è la home page della Beta Analytic per quanto riguarda, che è una delle più famose società al mondo americana che fa radiodatazione di tutti gli oggetti. E qui lui, cioè loro, distinguono se si tratta di denti e ossa, se si tratta di carbonio, se si tratta di campioni forensi, se si tratta di acqua, se si tratta, insomma, divide in tutte queste cose. Nella pagina dei tessili loro dicono delle cose molto precise. Loro dicono che la Beta Analytic non prende in considerazione la datazione dei tessili, a meno che non sono parte di uno processo di studio multidisciplinare. Perché? Perché in realtà loro sanno benissimo che la radiodatazione è uno degli elementi che serve a collocare storicamente un oggetto, ma è uno, non è l'unico, ce ne sono molti altri. Bisogna tener conto di tutte le analisi, non solo quelle del radiocarbonico. Seconda cosa, domanda: tutti i tessili possono essere datati in modo accurato? I campioni che sono ben conservati, hanno una buona struttura e non sono stati trattati con nessun materiale di conservazione, daranno risultati accurati. I campioni tessili che hanno subito il contatto con additivi o conservanti daranno una età radiocarbonica sbagliata. Adesso noi storicamente sappiamo benissimo che la sindone ha avuto molti sarà a contatto con molte cose durante i secoli, anti-tarma, anti-umidità, anti-qui, anti-là, insomma, sono conservanti. E di conseguenza questi conservanti poi vanno a fissarsi chimicamente sul tessuto. Nel momento in cui si fissano chimicamente non possono essere rimossi, perché equivarrebbe a rimuovere la cellulosa. Tu riesci a pulire le cose che sono lo sporco che è sopra e che non è legato chimicamente. Quelli che sono legati chimicamente non ci riesci a levarli. Allora, a questo punto la domanda sorge spontanea: esistono altri metodi di datazione? Purtroppo no, è un ni. Di uno di questi vi parlerà il professor Campanella nel pomeriggio. Io ne ho trovato un altro, che è di tipo squisitamente ottico, il quale però, a dispetto del titolo, se uno va a leggere tutto l'articolo, poi capisce che sì, va tutto bene, ma poi loro, per avere conferma del risultato, vanno solo a datare oggetti che sono già stati datati con radiocarbonio, perché per loro, e se ottengono risultati diversi c'ha ragione il radiocarbonio. Quindi questo è il loro approccio. Quindi perché lo fanno? Perché in effetti la situazione non è così semplice, non è così banale, è difficilissimo datare un oggetto. E sicuramente ad oggi, nonostante tutte le cose che vi ho detto finora, il metodo a radiocarbonio è quello sicuramente più preciso e più affidabile. Siamo alle conclusioni. Dopo le scoperte Sturp del 1978 delle caratteristiche microscopiche e dopo la datazione medievale di 10 anni dopo, ci sono stati molti tentativi di riproduzione. A quale scopo? Ovviamente a quello di trovare un metodo, una tecnica che poteva essere usata da un falsario medievale per riprodurre l'immagine della sindone.
Però questo fatto del medievale lascia il tempo che trova, perché l'età della sindone, per motivi che abbiamo esposto finora, è incerta. La radiodatazione fornisce risultati non omogenei, forse a causa di un contaminante. E aggiungo io, per motivi etici, dei laboratori che l'hanno effettuata. Ad oggi nessuno è riuscito a creare un'immagine con caratteristiche simili a livello microscopico, mentre invece è relativamente facile, ma non banale, ottenere un'immagine simile a livello macroscopico, cioè a occhio nudo. Molte caratteristiche microscopiche dell'immagine sindonica sono state riprodotte in realtà usando un breve flash di luce ultravioletta, però bisogna stare molto attenti su questo. Questo non vuol dire che l'immagine è stata ottenuta da un flash di luce, assolutamente, non possiamo dirlo e nessuno può dirlo mai. È un indizio. Dice semplicemente che la luce ultravioletta riesce a ottenere una cosa laddove metodi chimici falliscono. Tuttavia, questo risultato, perché la scienza poi ha questo di particolare, che raramente è propositiva, però è negativa, nel senso che può dirti sicuramente così non si può ottenere, ma non ti dirà mai sicuramente si può ottenere così. È una differenza sottile, ma è importante. Quindi questo esperimento che vi ho esposto, perché è importante? Perché ci dimostra che noi non possiamo escludere che la sindone sia stata ottenuta tramite un metodo sconosciuto di tipo fotochimico, di tipo irradiante fotochimico. Non possiamo escluderla, ma non vuol dire che sarà ottenuta in quel modo. Non è una prova, le prove nella scienza sono tutt'altra cosa e richiedono molto più accuratezza e precisione e soprattutto dati. Ma allora, la domanda che mi pongo e che probabilmente ci porremo tutti quanti poi nella discussione, che cos'è la sindone? Dal punto di vista scientifico non sappiamo l'età del telo e non sappiamo come si è formata l'immagine. Sappiamo, per quello che dicevamo prima, sappiamo quello che non è, ma non possiamo dire quello che è. Sappiamo l'immagine come non può essere stata ottenuta, ma non possiamo dire come è stata ottenuta. Ora, se da una parte questa mancanza di risposte richiama le parole di San Giovanni Paolo II, la sindone è provocazione all'intelligenza, è chiaro che le risposte, se le vogliamo davvero, possono essere ottenute solamente da una nuova stagione di misure, stavolta effettuata con tecniche molto più precise di quelle utilizzate nel 78 e anche nell'88. C'è una frase che mi piace molto di Philip Ball, che era l'editore di Nature Online nel 2005, che dice: lo studio scientifico della sindrome di Torino è come un microcosmo della ricerca scientifica di Dio. Tuttavia, più che sistemare le cose, le infiamma. E comunque la sindrome è un artefatto rimarchevole, uno dei pochi, delle poche reliquie religiose che hanno uno stato mitico che può essere giustificato. Semplicemente non sappiamo come l'immagine fantasma di un uomo barbuto e sereno è stata realizzata. Perry Schwartz è un'altra persona che mi piace tantissimo per come affronta con molta ironia a volte le questioni che della sindone. Perry Schwartz non è uno scienziato, è un fotografo, però è un fotografo un po' particolare, perché è il fotografo che era presente durante le misure Sturp ed è anche il maggior divulgatore al mondo della sindone, no? Com'è che dice Emanuela? Lui dice a volte è buffo che Dio scelga sempre un giudeo per diffondere il suo messaggio. Lui dice, che cos'è la sindone? Lui dice che la sindone non è qui per rispondere alle nostre domande, piuttosto è qui per permetterci di fare delle domande. È sottile, ma è molto profonda. Poi dice: la gente spesso mi chiede, ma questo è la prova della risurrezione? La sindone non è venuta qui col libretto di istruzioni. Allora, la risposta alla fede non può essere cercata su questo pezzo di tessuto, ma più logicamente negli occhi e nei cuori di chi la guarda. Io vi ringrazio per l'attenzione.
Allora, prima un brevissimo commento, poi un'istruzione per l'uso e poi andiamo avanti con l'intervento della dottoressa Persiani. Allora, primo commento brevissimo, che l'intervento del professor Di Lazzaro conferma innanzitutto il probabilismo, il possibilismo dell'atteggiamento scientifico delle cosiddette scienze, anche delle cosiddette scienze dure, anzi semidure a questo punto, possiamo dire, come se fossero un formaggio. E soprattutto ci dice, ci conferma ulteriormente che anche nel mondo della scienza l'interferenza dei poteri, delle gerarchie, degli interessi di parte finiscono per contrabbandare per scientifico ciò che scientifico non è o non è completamente.